Mamma mia, siamo la squadra più forte del mondo! Manchester City 2, Milan 3, ma quale attaccante? Non ci serve un'altra punta! Aspettando Alvaro Morata, Colombo e Nasti, ragazzi! Colombo e Nasti! Mamma mia, ok, a parte gli scherzi, a parte la buffoneria che ho appena detto, il titolo sarà ovviamente una grande cagata. Voglio vedere quante persone vedono il video e quante invece guardano solo il titolo. Ragazzi, amichevole, la prima negli Stati Uniti, allo Yankee Stadium di New York. Battiamo il Manchester City di Pep Guardiola per 2-3. Partiamo bene, eh. Partiamo bene, però la prima proprio diciamo disattenzione difensiva, arriva il gol di Erling Braut Haaland, che ci punisce al primo pallone toccato in area di rigore. Santa Madonna, ho detto male male perché eravamo partiti bene, però abbiamo preso noi il gol dell'1-0. E invece, ragazzi, Chukwueze che mi fa due assist per due gol di Colombo in rapida successione, ribalta la partita, finisce così il primo tempo. Tra l'altro Torriani in porta e non Sportiello che si è fatto male. Zio cane alla mano in hotel. Evitiamo le battute, e ovviamente c'erano più o meno gli stessi giocatori della precedente partita con il Rapid Vienna. Si è visto anche Pulisic nel secondo tempo nella sua America, negli suoi Stati Uniti, infatti molto acclamato quando è entrato, molto molto contento, ragazzi. Ovviamente è calcio di luglio, abbiamo già visto Colombo fare il fenomeno nelle amichevoli pre-stagionali in estate, per poi vederlo ogni volta mandato in prestito da qualche parte, Lecce, Monza, adesso dovrebbe andare all'Empoli. Io credo nel ragazzo, però non è neanche ancora da Milan, perché un conto è fare questo in amichevole, un conto poi è farlo nella stagione. Cutrone c'era riuscito quell'anno in cui fece bene in amichevole, poi arrivò in doppia cifra Patrick Cutrone, che rivedremo in Serie A con il Como, sono molto curioso di vederlo, però non può ritenersi ancora da Milan Lorenzo Colombo e tanto meno Marco Nasti l'anno scorso in prestito al Bari, se non sbaglio, mentre l'anno precedente era al Cosenza. Comunque, sempre in Serie B, penso che anche lui lo gireremo in prestito da qualche parte. Fatto sta che nel secondo tempo riparte benissimo il City con i cambi. Bob mi ha impressionato davvero tanto. E segna McCarthy, uguale all'azione del primo gol di Colombo, perché c'è Grealish, se non sbaglio, fa il cross. Tomori completamente a vuoto, non vede che arriva McAtee e col colpo di testa va a battere Torriani 2-2. L'ha detto, vabbè, niente da fare, questa non la vinciamo perché comunque è un'amichevole, però è bello vederla vincere, anche se l'avessimo persa ovviamente non avrei fatto le tragedie, perché comunque serve per mettere minuti nelle gambe. Contano quel che possono contare, però il plus di aver vinto contro il City è un po' godicchio, dai. Gol di Nasti decide l'incontro, quindi alla fine fa un po' ridere perché proprio Colombo e Nasti, due attaccanti, segnano, due attaccanti che non faranno parte della stagione. Per quanto riguarda la difesa, io spero che arrivi veramente questo Pavlovic. Vediamo per Emerson Royal, ma per il resto il mercato è bloccato. Non sappiamo se arriverà un'altra punta, non sappiamo se arriverà Fofana, Rabiot, uno dei due a centrocampo, o se arriverà un altro nome a sorpresa. Il problema è questo, ragazzi, cioè io voglio vedere degli acquisti. Morata non può essere sufficiente. Il Milan ha tante lacune. Vedo un approccio diverso proprio nel modo di stare in campo, nel modo di approcciare la fase offensiva. Mi sta piacendo il modo in cui vuole proporre il suo calcio Paolo Fonseca. E sono molto curioso, sono già più positivo dell'inizio della stagione quando mi dissero
Paolo Fonseca è il nuovo allenatore del Milan. Non mi gasava per niente. Non dico che mi sta gasando adesso, perché un amichevole contro il City che vinciamo ma non conta niente, è un amichevole. E, ripeto, il titolo è provocatorio apposta per vedere quanti diranno che sto dicendo una cazzata, ma la maggior parte quindi vuol dire che non sta guardando il mio video. E quindi niente, io sono molto contento. Adesso la prossima contro il Barcellona, se non ho capito male. Continuiamo il nostro percorso con le amichevoli qui negli States. E niente, io sono sempre qui pronto a guardarle quando posso, fare video anche ad orari così. Quindi mi raccomando, dovete iscrivervi al canale, attivare la campanellina perché la notifica vi salva dal vedere e scoprire dei miei video anche in orari così, perché sono matto, perché voglio pubblicarlo a quest'ora, perché non mi va di aspettare domani mattina, e quindi lo pubblico adesso. E quindi niente, Milan batte il City e andiamo così, dobbiamo continuare così, dobbiamo andare a mettere minuti nelle gambe per prepararci al meglio, perché a fine agosto, tra un mesetto, inizia la stagione. Sempre Forza Milan, mi raccomando, un bel like per la doppietta di Colombo, un commento e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.